Buongiorno a tutti e bentrovati. Per me è un grandissimo piacere, anche se materialmente e fisicamente non sono in mezzo a voi, darvi anche il benvenuto all'Assemblea Nazionale di Senior Italia. È un momento molto particolare in cui ci troviamo. Noi come Agenzia Italiana del Farmaco, come agenzia regolatoria, ci troviamo nella quotidianità ad affrontare il percorso non solo autorizzativo, ma di rimborsabilità del farmaco laddove ci sono segni reali di efficacia nei confronti di ciò che è il combattere, l'abbattere soprattutto determinate forme di patologia. Ecco, momenti come questi, momenti di confronto, e io vi sono estremamente grato dell'invito che mi è stato fatto e proprio ieri nel pomeriggio ho partecipato a delle sessioni scientifiche, mi servono tantissimo e trasporterò, anzi farò, porterò a conoscenza tutti i miei collaboratori di quanto in quelle poche ore, però estremamente utili, mi sono servite per raccogliere alcune idee. Quindi grato veramente a Senior Italia, grato al presidente Messina, grazie a tutti voi nella quotidianità che sensibilizzate e soprattutto fate anche portate, vi auguro di buon cuore di conservare soprattutto tutto ciò che è il bene più caro, che è la salute. Per conservare la salute bisogna essere molto attenti alla prevenzione e agli stili di vita. Io mi permetto in un momento come questo, molto particolare, siamo in una stagione. La stagione proprio autunnale avanzata, proprio parlando di prevenzione, uno stimolo forte alla vaccinazione antinfluenzale, veramente molto importante. Quindi vi auguro un buon lavoro, buona assemblea e ben presto spero ritrovarvi.